Il messaggio di Putin, rivendicazioni, colloqui di pace e accuse. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente concesso un'intervista di 2 ore al giornalista americano Tucker Carlson, noto per le sue posizioni vicine a Donald Trump e per essere un sostenitore dell'invasione russa dell'Ucraina. Durante l'intervista, Putin ha espresso una serie di rivendicazioni riguardo alla situazione in Ucraina e ai rapporti con gli Stati Uniti. Una delle dichiarazioni principali di Putin riguarda l'invincibilità della Russia e il desiderio di vedere uno stop agli aiuti a Kiev, una posizione condivisa precedentemente anche da Trump. Putin ha lamentato il fallimento dei colloqui di pace con Kiev, accusando l'Ucraina di aver rifiutato accordi che erano quasi finalizzati e di aver obbedito alle pressioni dei paesi occidentali e degli Stati Uniti per combattere la Russia. In particolare, Putin ha indicato l'ex premier britannico Boris Johnson come responsabile di aver dissuaso il presidente ucraino Zelensky dal firmare un accordo di pace nelle prime fasi del conflitto. Putin ha anche sottolineato che, nonostante le divergenze, Russia e Stati Uniti stanno ancora dialogando attraverso varie agenzie per porre fine al conflitto. Il messaggio chiave che Putin ha trasmesso agli Stati Uniti durante l'intervista è stato chiaro: se si desidera fermare il combattimento, è necessario interrompere il flusso di armi verso l'Ucraina. Ha sostenuto che se questo accadesse, il conflitto potrebbe risolversi nel giro di poche settimane. È interessante notare che Putin ha accettato l'intervista con Carlson, il quale è stato uno dei primi sostenitori dell'invasione russa dell'Ucraina e ha criticato gli aiuti militari degli Stati Uniti a Kiev. Questo suggerisce che Putin vede Carlson come un alleato importante nella diffusione del suo messaggio agli Stati Uniti. In conclusione, l'intervista di Putin con Tucker Carlson ha fornito uno sguardo nel pensiero e nelle posizioni del presidente russo riguardo alla situazione in Ucraina e ai rapporti con gli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni evidenziano una forte determinazione nel perseguire gli interessi russi nella regione e nel cercare una soluzione al conflitto che soddisfi le proprie priorità strategiche.